Sarà venerdì sera a Verona, ma ci racconta tutto Antonello Brughini. La corsa della Sir all'inseguimento del primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana, continua. La squadra allenata da Vital Heinen conquista a Modena il diritto a giocarsi la finalissima del 25 settembre. Al Pala Papanini, di fronte a circa 1200 spettatori, tutto secondo copione dopo il netto successo per 3-0 nella gara di andata. Gli emiliani attaccano, alzano la voce, cercano in tutti i modi di mettere alle corde Travisa e compagni, ma Perugia, che va sotto addirittura 2-0, ha la forza e soprattutto il carattere per recuperare e portarsi sul preziosissimo 2-2 che garantisce la finale, anche senza gli infortunati Atanasievic e Russo. Il quinto set è inevitabilmente una sorta di passerella. Giocano un po' tutti a rotazione. La Sir Konrad Perugia alla fine perde 3-2, ma come detto va avanti mentre la squadra di Gianni abbandona la competizione. Molto bene, come al solito, Wilfredo Leon, 4 ace e 21 punti complessivi. Efficaci Ricci e Solé. Finalissima di Supercoppa venerdì sera sul campo neutro di Verona contro Civitanova, che ha superato Trento al Golden Set. Sarà sicuramente la solita affascinante parata di stelle. Sport, il volley nelle semifinali di Supercoppa, la Lube batte Trento 3-2 nella gara di ritorno e poi si aggiudica anche il set di spareggio venerdì sera alla finale. Pierpaolo Rivalta. Di cuore, anima, di tutto, di forza di arrivare in finale, di voglia e l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta pur soffrendo, perdendo il quarto, poi ripartendo dal quinto, vincendolo praticamente le tra virgolette facile, poi il Golden Set tiratissimo fino alla fine, quindi dobbiamo essere orgogliosi, contenti di quello che abbiamo fatto questa sera. Gara infinita, subito la capacità di sapersi abbassare sul manubrio per lo sprint bruciante, dopo aver percorso però una gran fondo. Lube Itas fanno e disfano, sette dispari ai civitanovesi, i pari ai trentini, senza continuità e senza un padrone vero. La Lube non può sbagliare niente, ma quando serve alza il rendimento, 15-11 il tie-break, 15-12 il Golden Set ed è finale a Verona contro Perugia. Abbiamo toccato dei palloni importanti, abbiamo murato dei palloni importanti, penso che in quel momento lì si dice su quello, no? Su un buon cambio palla, su una buona battuta. Alla fine i piccoli dettagli sono quelli che fanno la differenza sulla fine del set. Dobbiamo essere sempre concentrati su quel momento e è quello che conta sempre. Diciamo che abbiamo cominciato a giocare punto su punto senza avere degli sbalzi, diciamo, da quel punto di vista sia tecnico che di caratteriale da subire, perché con Trento comunque sono sempre state delle grandi battaglie e questa, dico, oggi ci sono voluti 6-7, normalmente 5-7, oggi 6. 18 punti Simon, MVP, 19 Leal, 16 Wantorena. Per la pallavolo maschile sul campo della Lube Civitanova Marche, l'Itas Trentino ha infatti detto addio, addio alla Supercoppa italiana. Luca Bindi. Quando si perde non va mai bene e non siamo nessuno di noi contento perché volevamo andare a Verona, quindi io penso che la prima cosa sia vincere. Come ho già detto, noi vogliamo andare a vincere e essere presenti in tutti gli appuntamenti importanti. Oggi non ce l'abbiamo fatta, quindi siamo molto delusi. Queste parole del capitano dell'Itas Trentino Simone Giannelli rendono l'idea dell'amarezza maturata per l'ennesima sconfitta in terra marchigiana contro la Cucine Lube Civitanova. Decisivo il Golden Set per i padroni di casa 15-12, dopo oltre 2 ore di lotta sportiva con Wantorena e compagni che hanno ribaltato la sconfitta di 3-2 patita 7 giorni prima a Trento. Questa volta identico risultato in loro favore, dunque set supplementare che ha portato la Lube in finale della Supercoppa italiana, appuntamento venerdì 25 a Verona contro Perugia. Per gli uomini di Lorenzetti rimangono i rimpianti di quello che poteva essere e non è stato. Dei se avesse giocato Lisinas ancora fuori, oppure se Lucarelli avesse disputato tutta la gara invece di essere impiegato solo in un piccolissimo spezzone di gara. Ma con i se non si vincono le partite, si dice, non si faccia la storia, che si scrive solo con i punti sotto rete. Allora chiudiamo con le parole dell'allenatore Lorenzetti, che seppur amareggiato per il sogno finale sfumato, rende onore agli avversari, gesto di alta nobiltà sportiva. Il break finale del Golden Set ci ha visto perdere, e quindi onore a loro e auguri a loro per la finale.